I tradimenti li giustifichiamo più che altro con noi stessi perché veniamo trascurati, perché ci manca qualcosa, perché non è mai abbastanza quello che abbiamo, ma possiamo continuare a pensare che se ami non tradisci? Proseguiamo questo filone argomentativo della coppia che scoppia, stiamo parlando di tradimenti, lo facciamo sempre con la dottoressa Nicoletta Semacchi, grazie di essere Grazie. tornata con noi. E quindi siamo al tradimento, diciamo, avvenuto, scoperto. Ora, esistono uomini che rivelano un tradimento o è fantascientifico pensarlo? Ma qualche rarissimo caso può essere che una persona che si sia seriamente pentita e voglia intraprendere un percorso serio di coppia, per ricucire il proprio legame, potrebbe essere anche che lo dica o che si fermi addirittura prima di consumare un tradimento. Però purtroppo quello che avviene spesso è che il traditore confessa perché non regge il peso della colpa e in un certo senso venir punito l'aiuta a espiare in un certo senso questa colpa, liberarsi dal peso. Quindi esistono uomini che, Io credo di sì, se. non saranno la maggioranza, però esistono, oppure si fanno beccare, però in quel caso lì o è perché sono un po' impediti, oppure perché magari vogliono anche vendicarsi e fargliela pagare un po' alla partner, no? In un certo senso, non riuscendo a esprimere magari la rabbia nei confronti della partner o riconoscerla in se stessa, o magari non riescono a chiedere alla partner certe cose per soddisfare i loro bisogni, magari tradiscono e poi magari si fanno scoprire o lo dicono quasi per fargliela pagare a mo' di vendetta. Sì, ed è sempre vero che dalla notte dei tempi, almeno era così, diciamo, l'uomo si fa più trovare più facilmente con le mani nel sacco rispetto alla donna. È più furba la donna a nascondere un tradimento rispetto ad un uomo o no? Secondo me Sì. sì, assolutamente. L'uomo è più non cura i dettagli e la donna invece ha un'estrema attenzione per i dettagli, quindi la donna è dai dettagli che magari scopre un tradimento e l'uomo invece si fa beccare proprio dai dettagli. Con la rivelazione di un tradimento si palesa quindi un bivio con due indicazioni. Abbiamo detto la rottura definitiva, la storia si chiude, piuttosto che il perdono e la riconciliazione. Allora, chi perdona? Opzione B, perdono. Chi perdona più facilmente, l'uomo o la donna? Ma io non credo che ci sia una grossa differenza, nel senso che qua bisogna distinguere tra un perdono reale, che non è una scelta che avviene in un momento e si fa in un momento, il perdono reale. Il perdono reale implica un processo e ha dei presupposti. Il traditore deve essere veramente pentito e impegnarsi a non tradire più e a impegnarsi in un percorso di coppia dove veramente rilanciare la coppia su basi più autentiche e comprendere anche quali sono state le motivazioni profonde che hanno portato al tradimento. E chi perdona realmente deve essere una persona comunque generosa, matura E deve farlo e deve veramente, farlo perché veramente. sennò è peggio di prima. Difatti, io volevo proprio arrivare qui. Purtroppo, tante volte c'è un perdono fittizio nelle coppie. Uno dice, vabbè, ti perdono. In realtà perdona più facilmente la persona più debole e dipendente, sia dal punto di vista psicologico che anche materiale. Però essere single, diciamo, ha dei lati positivi. Ma come si può fare per girare definitivamente pagina? Allora, opzione A, rottura. Si sceglie per no, non ti perdono, finisce qui. Come si fa a girare? Soprattutto se c'era, insomma, amore, quindi grande sofferenza. Come si fa a girare pagina?
Girare pagina è veramente un processo di elaborazione del lutto, quindi bisogna darsi tempo. Ci saranno dei momenti di incredulità, dei momenti di rabbia, dei momenti in cui si spera ancora che la cosa non possa rientrare, a momenti di disperazione, di dolore, e poi un bel giorno magari uno si sveglia e capisce che la vita continua. Però è un processo, proprio un processo di elaborazione del lutto, e quindi bisogna darsi tempo, non è immediato Non è voltare la immediato. pagina. E tradimento ha a che vedere solo con la sfera sessuale? Primariamente con la sfera sessuale, in quanto appunto un tradimento sessuale rompe proprio l'esclusività della coppia coniugale, della coppia proprio. Però uno può anche tradire, visto che tradire è rompere un patto, una promessa di fedeltà non solo sessuale ma anche morale e affettiva. Quando ci si sposa nel bene, nel male, nella salute, nella malattia, nella ricchezza, nella povertà, no? Quindi quando uno fa una promessa e poi magari una persona viene lasciata perché è malata, anche quello è una forma di tradimento. E i social media ultimamente, anzi da che esistono, sembrano aver peggiorato la situazione, sia da un punto di vista di gelosie, perché scatenano tutta una serie di fastidi, e sia da un punto di vista oggettivo poi di tradimento vero. Lei, nella sua esperienza come psicoterapeuta, si è mai trovata di fronte a coppie che rivendicavano appunto situazioni. Sì, sono venuti fuori tradimenti, anzi oggi di solito vengono scoperti tramite Facebook piuttosto che altri social network o SMS vari. Diciamo che le tecnologie moderne hanno slatentizzato e favorito tutta una serie di situazioni che c'erano sempre, solo semplicemente non avevano la possibilità di emergere. Quindi hanno favorito, ma qualcosa che c'è già, non è che creano qualcosa che non esiste, diciamo, sono un terreno fertile che favorisce gli scambi. Gli scambi, anche confidenziali, troppo confidenziali o comunque considerati fuori luogo dalla persona con cui stiamo, Sì, è lì, ognuno ha ha i suoi il suo limiti. range. Esattamente, proprio così, ognuno ha i suoi limiti di tolleranza e di quello che ritiene accettabile oppure non accetterà mai. Ma possiamo sempre continuare a pensare che chi ama non tradisce? Sì, io credo che esistano delle coppie che sono capaci di non tradirsi. Sono coppie che riescono a, innanzitutto, di base sono persone abbastanza sicure di sé e mature, per cui anche nella scelta del partner di conseguenza scelgono dei partner simili a loro. Non hanno grossi problemi da sistemare, grossi scheletri negli armadi dal punto di vista psicologico. Sono persone che sono coppie ben affiatate, che però sanno che bisogna crescere insieme. Qualsiasi attività che noi intraprendiamo oggi, che sia un lavoro, un'attività artistica, piuttosto che uno sport, sappiamo che non otterremo nessun risultato se non ci impegniamo. Però l'impegno non deve essere un sacrificio a fondo perduto. Comunque uno si impegna in uno sport piuttosto che in un lavoro perché ha passione nel farlo. Quindi la passione in una coppia ci vuole comunque. Però se una coppia c'è la passione di base, le persone possono anche impegnarsi e crescere insieme. Ecco, se si riesce a crescere insieme e si riesce a rinnovare nel tempo l'interesse reciproco, la voglia di stare insieme, la voglia di raccontarsi, la voglia di condividere la vita e di donarsi, che è quella propria dell'amore vero e che la vediamo in maniera esponenziale nella fase dell'innamoramento, no? Perché nell'innamoramento una persona cerca sempre di condividere, di donarsi all'altro, mentre poi una persona magari ha più pretese dall'altro, piuttosto, e aspettative, piuttosto, e richieste, piuttosto che anche
atti di generosità. Quindi non è solo un trovarsi nel momento giusto della vita, ma è anche un momento storico giusto, dico, perché forse è anche quello, no? Magari si ha esigenze uguali, ma in momenti diversi. Ecco, ha toccato una cosa veramente bella, importante da dire. Bisogna trovarsi pronti, perché ci sono delle persone che magari andrebbero bene insieme nella vita, ma c'è uno scollamento di maturazione o di esigenze, e purtroppo quelle sono delle occasioni perse, però la vita... Quella è proprio sfortuna, trovi la persona giusta nel momento sbagliato. Potrebbe anche essere questo. Un tempo l'uomo se tradiva era per frivolezza, non certo perché poi cambiava moglie. E la donna invece era per sentimento, partecipazione appunto sentimentale. Ecco, rispetto al passato, in teoria in passato era così, adesso i tempi sono cambiati? Sì, i tempi sono certamente cambiati. L'uomo scinde più della donna l'aspetto sessuale dall'aspetto amoroso ancora oggi. Però è anche vero che con l'avvento del divorzio, della contraccezione, dell'indipendenza economica della donna, anche la donna oggi si prende delle prerogative che una volta erano esclusivamente degli uomini. Però purtroppo, come ogni momento, dopo ogni periodo di repressione, c'è una polarizzazione del comportamento verso il polo opposto. E oggi le donne magari si comportano un po' troppo, magari come gli uomini una volta. Diciamo che l'indipendenza economica dovrebbe garantire alla donna oggi la libertà di trovarsi un uomo da amare piuttosto che la libertà di trovarsi un uomo da tradire. Sì, è diciamo il lato oscuro dell'emancipazione. Sì, no? Diciamo c'è sempre una polarizzazione, dopo una repressione viene l'estremo opposto. L'estremo opposto. Dottoressa Semacchi, grazie infinite, grazie a voi di essere stata con noi. Questo argomento tanto ci piace e lo proseguiremo più avanti. Grazie. Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera.